Sarebbe stata parcheggiata in magazzino in attesa di intervento per carenza di posti letto. L'incredibile vicenda da far assurgere alle cronache per un caso di mala sanità sarebbe avvenuta nell'ospedale di Avezzano. A farne le spese è stata una sulmonese che raccontarò tutto a Onda TG. Avevo un intervento programmato per la giornata odierna. Sono stata presa in carico ieri per sottopormi al tampone di routine. In mattinata mi hanno fatto entrare in reparto alle 10 e in sala operatoria alle 13:15. Lì ho saputo che non c'erano posti letto a disposizione, per cui dovevo scegliere. Attesa per intervento in ambulatorio o in magazzino, denuncia la donna che non riesce ancora a crederci. Un caso che avrebbe creato anche un evidente imbarazzo tra il personale sanitario, vista la problematica logistica. Stavo male con la schiena, sicuramente devo operare un'ernia espulsa, quindi mi hanno parcheggiato su una sedia a rotelle e poi sul letto in magazzino. La sistemazione era talmente precaria che mi hanno spostato in ambulatorio, ovviamente attivo con un via vai infinito. Devo dire che sono stati tutti estremamente gentili, attenti, mortificati, ovviamente anche bravi e preparati. A mio avviso sono proprio gli operatori primi a subire le conseguenze di questa mala sanità, si sfoga ancora la donna. Una rimostranza diretta esclusivamente ai vertici dell'azienda sanitaria, mentre c'è gratitudine per i sanitari per le singole figure professionali. Sulla sanità in Marsica è intervenuta anche la Nursind, parlando di una situazione quasi ingestibile tra contagi per Covid-19, ricoveri sospesi e assistenza sanitaria messa talvolta a repentaglio. 4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa, e questa è la pena comminata dal giudice del tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio, al trentenne FP, fermato e arrestato nelle scorse settimane con un etto di cocaina al posto di blocco. Oggi l'imputato è comparso davanti al giudice per il processo a suo carico con rito direttissimo. Dalle analisi eseguite dall'ARTA Abruzzo sulla sostanza stupefacente trovata e sequestrata dalla Guardia di Finanza è venuto fuori che il giovane poteva ricavare ben 530 dosi, da quei 100 grammi di cocaina, un potenziale di circa 20.000 euro per lo spaccio presso il mercato locale. Da qui la pena di 4 anni chiesta dalla procura, vista la solidità del quadro accusatorio. L'avvocato e trentenne Serafino Speranza aveva spiegato che quel carico di droga proveniente da Roma altro non era che una scorta per l'uso personale e il tentativo di fuga del giovane, peraltro incensurato, era dovuto al suo stato emotivo e alla paura. Inoltre, nel corso della perquisizione domiciliare non è stato rinvenuto materiale per il confezionamento della sostanza, una tesi che non è bastata per evitare la condanna. Era il pomeriggio dello scorso 5 aprile quando FP è stato fermato al posto di blocco nei pressi del casello autostradale di Pratola Peligna a bordo del suo veicolo. Alla vista delle fiamme gialle ha tentato la fuga a piedi tra le campagne circostanti al fine di disfarsi di un involucro contenente 100 grammi di cocaina. La fuga non è riuscita, tant'è che il giovane è stato arrestato, oggi condannato a 4 anni. L'altro soggetto che si trovava con lui nell'auto è stato invece rilasciato, poiché considerato estraneo ai fatti. Colpito da emorragia cerebrale, muore a distanza di 2 mesi in ospedale. La Valle Peligna piange Luciano Di Lisio, 58enne residente a Popoli, conosciuto anche in città e sul territorio per il suo lavoro, le sue passioni. Autista di bus, bikers che non perdeva un raduno, ex volontario di protezione civile. In tanti modi Di Lisio si è fatto apprezzare e conoscere, tant'è che la notizia della sua morte ha gettato nello sconforto l'intero territorio. L'uomo, dal carattere gioviale, amico di tutti, sempre pronto a fronteggiare i momenti più difficili, avrebbe compiuto 59 anni a breve. Lo scorso 22 febbraio è stato colto da malore ed è stato ricoverato nell'ospedale Santo Spirito di Pescara, dove i medici gli hanno diagnosticato un'emorragia cerebrale. Oggi il suo cuore non ha retto e per la conseguenza di quell'evento ha cessato di battere. Una brutta notizia per quanti lo conoscevano e ora lo stanno ricordando sui social come il gigante buono che ha lasciato sicuramente un segno per il suo operato. Erba di casa mia. La colonna sonora è quella di Massimo Ranieri, Erba di casa mia. Basta farsi 4 passi nelle periferie della città di Sulmona, spogliandosi della veste sedentaria per accorgersi che rotatorie e sparti traffico risultano talvolta impraticabili per via della folta vegetazione. Uno spettacolo che si può ammirare, ovviamente per modo di dire, in via Papa Giovanni XXIII, via Ia Passeri, viale della Repubblica, nei pressi dei centri commerciali, viale Togliatti, nei pressi del liceo scientifico Enrico Fermi. Marciapiedi impraticabili, viabilità
discreta sulla strada messa a repentaglio, per non parlare dello slalom tra le buche. Insomma, c'è un'altra parte della città che appare del tutto trascurata. Da Palazzo San Francesco nei giorni scorsi avevano emesso un mandato di liquidazione di 30.000 euro a una ditta di Scanno per la manutenzione del verde pubblico. La speranza è che bastino per ridare un nuovo look alle strade sulmonesi. Intanto, per il secondo giorno di fila, il Parco d'Aolio resta chiuso, nonostante le rimostranze degli assidui frequentatori. Un frutteto messo a dimora per i disabili, grazie all'intuizione e insistenza del presidente dell'AIAS, sezione di Sulmona Sant'Eventresca, che da 50 anni si adopera volontariamente per le persone diversamente abili, per le loro famiglie, l'associazione ha ottenuto il contributo della Fondazione Carispac, che ancora una volta è stata vicina alle problematiche sociali. Il progetto finanziato ha permesso di mettere a dimora 50 alberi di diversi frutti sul terreno di circa 3.000 metri quadri collegato alla residenza Villa Gioia. I rami delle piante da frutto saranno modellati orizzontalmente su fili di terra plastificato con altezza massima di 1,80 m e ancorati a dei pali verticali di cemento prefabbricati, affinché anche le persone diversamente abili su sedie a rotelle possano potare, curare le piante, raccoglierne i frutti. Il sistema di irrigazione a goccia garantirà un'idratazione corretta con notevole risparmio d'acqua proveniente dal canale sagittario e di manodopera. I prodotti raccolti non solo potranno essere consumati dai ragazzi direttamente coinvolti, ad esempio nella mensa della residenza, ma potranno anche essere venduti nel grande parcheggio che insiste tra la residenza e la strada regionale 479, molto trafficata dai turisti. Eccoci pronti per andare in pista. Siamo qui ad Almeria e più precisamente al circuito di Almeria. E le Ferrari sono arrivate e stanno scaldando i motori ed effettueranno alcuni giri e porteranno a bordo anche degli ospiti. E anche noi saliremo a bordo di una di queste straordinarie macchine e documenteremo il giro in pista qui ad Almeria per la conclusione, ci avviamo ormai alla chiusura, del Ferrari Western Tour. A tra poco! Amici, come promesso, siamo a bordo, come vedete. Io in particolare sono a bordo di una 458 Spider, che è di Stefano, che mi scarrozzerà sulla pista del circuito di Almeria. Ci siamo quasi e siamo alle battute finali del Ferrari Western Tour, che in questi giorni ci ha visto impegnati nella provincia di Almeria, e adesso insomma chiuderemo con un giro in pista. Eccoci amici, siamo quasi in pista, come promesso, dal circuito di Almeria sulla Ferrari 458 Spider. Vai. E ci siamo, eccoci, vi lascio al rombo della mitica Ferrari, io vado a fare il mio giro, ciao amici. Dal deserto di Tabernas, l'unico deserto europeo che si trova nella provincia di Almeria qui in Spagna. E noi siamo arrivati al terzo giorno del Ferrari Western Tour, organizzato dai delegati per la Spagna di Passione Rossa, presidente Fabio Barone, e i nostri delegati in Spagna sono Antonio Santacroce e Francesco Caldarozzi. Oggi siamo qui al Fort Bravo, che è stato oltretutto il set cinematografico di Sergio Leone. Qui ha ambientato i suoi grandissimi film, ricordiamo le colonne sonore dell'indimenticabile Ennio Morricone. E noi siamo qui oggi a Fort Bravo, dove arriveranno le Ferrari di Passione Rossa e dove assisteremo oltretutto alla realizzazione di un record molto particolare, perché Passione Rossa porta qui per la prima volta 40 Ferrari. E più tardi assisteremo al loro arrivo, al loro giro, alla realizzazione di questo record, e non vi svelo di più perché ci saranno altre sorprese. A dopo!
Salati! El revólver al suelo, vamos. Vamos. Y hablando de tu sheriff, ¿dónde está? Aún ha muerto. Salió detrás vuestra. Lo sé, Billy. Ha atrapado a mi hermano. Muy rápido, mi sheriff. Escúchame bien. ¿Qué? Si queréis recuperar ese oro. Sí. ¡Sube en el caballo! Me conoce muy bien. ¡Fuera! ¿Ahora qué hago? ¿Qué hay que hacer? Si lo encuentras, lo mato. Si lo encuentro, lo mato. Bien. Si no lo encuentro, ¿qué hago? Vuelve. Lo mato y muerto, muerto y lo mato. Ecco l'arrivo delle Ferrari di Passione Rossa nel deserto di Tabernas a Fort Bravo, che è stato il set cinematografico utilizzato da Sergio Leone per i suoi straordinari film. Ed è qui che le Ferrari realizzeranno un record molto particolare, e cioè saranno le prime, le uniche 40 Ferrari a posizionarsi nel deserto di Tabernas, che è l'unico deserto europeo, qui a Fort Bravo stamattina. Eccole che arrivano. Ricordiamo che Passione Rossa è un club prestigioso che segue il brand Ferrari da anni, guidato da Fabio Barone, e i delegati spagnoli sono Antonio Santacroce e Francesco Caldarozzi, che hanno fortemente voluto portare Passione Rossa qui ad Almeria, nel deserto di Tabernas, per questo record molto particolare. 40 Ferrari nell'unico deserto europeo, qui stamattina a Fort Bravo, nel deserto di Tabernas ad Almeria. Tra poco realizzeranno questo record e ovviamente gireranno qui attraversando il set preferito e scelto da Sergio Leone. Come vedete, vengono scortate anche da un cowboy a cavallo. A tra poco!